potrebbe essere pericolosa. Isabella! No, non berlo. Adesso mi faccio un bagno. È scomparsa. E tu chi sei? È un pesce. Questo pesciolino è Isabella. Con quella pozione non è scomparsa. Si è trasformata in un pesce. Il dottor Genio ha creato anche un antidoto. Dove si trova? Non l'ha lasciato in una casa disabitata. Sarà semplice. E là? Wow. Guarda qui, eri. Dottor Timothy, siamo nella casa. Ci dici dov'è l'antidoto? Non lo so! Cercatelo! E quanto pesano questi cuscini? Qui non vedo niente che sembri un antidoto. Wow! È bellissimo! Sembra proprio una trappola. Promettimi che non mangerai nulla. Va bene. Veniva da altre stanze. Questa casa sembra grandissima. Dominique, dobbiamo essere coraggiosi. Dobbiamo andare a controllare. Quindi vai a controllare. E fai in fretta però. Io? Perché devo andarci io a controllare, scusa? Perché sono già passati 30 minuti da quando abbiamo sentito quel rumore. Ed è ora di andare a controllare. Qualcuno deve andarci, quindi fallo tu. Sì, ma perché devo andarci io? Ma è ovvio, Dominique, perché serve qualcuno che rimane qui. Io farò da palo. Tu andrai lì, io ti guardo e se qualcuno ti mangia o ti prende, io prendo questo e chiamo subito il dottor Timothy. Mi mangia? Mi prende? Chi? Potrebbe succedere di tutto, Dominique, devi essere pronta a tutto, mi raccomando. Io però ti prometto che avviso il dottor Timothy e speriamo che ci aiuti. Oh no, perché siamo finiti in questa situazione? Non avremmo mai dovuto accettare. Il dottor Timothy ci ha ingannati. Facile per niente. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Non dirlo così, voglio dire. Ed insieme. Come potete vedere siamo in una casa molto particolare. Sembra molto bella, elegante, ma il problema è che non sappiamo di chi sia. Il dottor Timothy ci ha mandato qui per farci prendere l'antidoto che ha lasciato proprio in questa casa il dottor Genio. Solo con quest'antidoto, finalmente, Isabella potrà ritornare umana, visto che adesso è un pesciolino. E allora va bene, se dobbiamo farlo, vado a controllare. Brava, vai a controllare. Dai. Non ringraziarmi, devo essere sempre io quella coraggiosa qui. Ok, non ti ringrazio, stai tranquilla. Era un modo di dire. Vai a controllare. Okay. Ma sei sicuro che il rumore che abbiamo sentito veniva da lì in fondo? Sì, da lì veniva. Ok, vado. Ok, vedi qualcosa, Dominique? Ma no, fammi arrivare. Ok, adesso vedi qualcosa. C'è qualcuno, cos'è? Un fantasma, un mostro. Dimmelo, Dominique, un ladro. Dominique. Che c'è? Buona fortuna. Grazie. Oh, mamma mia, chissà se ritorna. Ehi, tutto ok lì? Che paura, ragazzi. Speriamo non sia nulla. Vai, Dominique, fai piano. Ce la puoi fare. Che c'è? Come niente, fai in quel modo e poi è niente. Dai. Cosa c'è lì in fondo? Dominique! Guardatela, è nella stanza in fondo, così lontana. Dominique, cosa vedi? Ehi! E dai. Dominique. Ehi! Dominique. Che è successo? Ehi, Dominique, che faccio? Dominique, arrivo, ti salvo, Dominique, ti salvo, sto arrivando, che c'è? Dominique, che c'è? Dominique, ti salvo. Perché ridi? Non capisco, che ti è successo? Hai chiesto aiuto, che ti hanno fatto? Chi c'è qui? Ehi, esci fuori, che cosa hai fatto a Dominique? Stavo scherzando, Eric! Era uno scherzo! Eri così spaventato! Sono arrivata qui e non c'è assolutamente niente! Cosa? Uno scherzo? E perché lo hai fatto? Ma come ti è saltato in mente? Sei impazzita! E allora, quel rumore, cos'è stato? Non lo so, ma penso a niente di preoccupante. Guarda qui, c'è la finestra aperta. Sarà stato il vento. Quindi ci siamo preoccupati tanto per il vento? Già, non c'è niente. Era solo un innocente rumore. Fifone. Fifone io? Se non ti avessi costretta, tu non saresti mai venuta a controllare. Ho fatto bene. Questa comunque la chiudiamo, così, per sicurezza. Comunque, siamo arrivati in un'altra stanza. Guarda qui, siamo in cucina. Bene, pericolo scampato. Quindi adesso rimettiamoci alla ricerca dell'antidoto. E voi ragazzi lasciate like qui sotto a questo video se siete curiosi di scoprire dove si nasconde questo antidoto. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. Ok.
bicchieri, 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 quanti bicchieri? No. Qui? Altre cose, niente antidoto. Ma hai visto quanti bicchieri? Oh, un tostapane. No, 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 come si spegne? Come si... Ok, ok. Ma con tutti quei bicchieri, quante persone abitano qui? Ma no, il dottor Timo ti ha detto che è disabitata. Sì, ma il frigo è acceso. Strano. Vabbè, sarà acceso da tanto tempo. Continuiamo a cercare. Altri bicchieri? Sì, ce ne sono tanti. Tazzini? E quanti piatti? Sì, sì, sì. Comunque, secondo me siamo nel posto giusto. Siamo in cucina. Stiamo cercando un antidoto a una pozione che si beve. Forse anche l'antidoto si beve. Sarà quindi in una bottiglia, una boccetta, un bicchiere. Qual è il miglior posto se non la cucina? Quindi controlliamo. Potresti anche avere ragione. Vediamo. Qui no, non c'è niente. Eric? C'è? Ma... quante posate ci sono in questa casa? Oh mamma mia, addirittura due cassetti, ma a casa nostra ne abbiamo solamente uno. E con meno posate. Ma siamo proprio sicuri che sia disabitata? Anche questo è strano. Piatti. No, niente. Niente. Quante spezie? Una pallina. Che incredibile, non ho trovato niente di simile ad un antidoto in tutta la cucina. No, 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 aspetta, 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 Dominica, ho un'idea. C'è. Non abbiamo ancora aperto il frigorifero. No, no, Eric, non è il momento di mangiare, mangeremo quando saremo tornati a casa. No, 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 pensaci, magari il frigorifero è acceso perché la pozione va conservata al freddo. Potrebbe essere proprio lì l'antidoto. Oh, giusta osservazione. Stavolta potresti aver ragione. Vediamo. C'è, c'è. Ma frutta? Frutta invitante in frigo, frutta fresca. Wow. No, 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 Eric, sta giù. Ma è frutta adesso. Ricordi cosa abbiamo detto? Non dobbiamo toccare il cibo che c'è qui dentro. Può essere pericoloso. Sappiamo soltanto che il dottor Gini è stato qui dopo quello che è successo a Isabella. E poi questa frutta è messa qui in modo così invitante. Strano. Ha tutta l'aria di essere una trappola. Tu mi dici sempre che la frutta fa bene. Ma non quella degli sconosciuti. Piuttosto, il problema è che non vedo proprio nessun antidoto. Niente di niente. Da nessuna parte. Vediamo il freezer. Che strano rumore. No, non c'è niente, possiamo chiudere. Mi dispiace Eric, ti sei sbagliato. Se non è in cucina sarà da un'altra parte. Continuiamo a cercare. Da questa parte non abbiamo guardato. Vuoi che sia fuori? Può essere. Oh, caramelle. No, Eric! Che c'è stavolta? Questo posto è pieno zeppo di tentazioni. Molto strano, credimi. Ma nemmeno una? No. Oh, guarda, qui si va fuori, c'è un terrazzino. Vediamo. C'è l'antidoto? Non so, non vedo niente. Ci sono dei fiori? No, niente da fare. Non c'è niente neanche qui. Dominique, c'è una porta chiusa, la apro. È certo che la apri, che aspetti, no? Vado, Ok, apri. Cosa c'è? Accendi la luce. Ma cos'è? C'è una lavatrice. È un'asciugatrice. Ma è la lavanderia, Eric. Strano. Ma strano cosa, Eric? Ci sono tanti detersivi, ma nessuno mi sembra un antidoto. No, direi di no. Non c'è niente di interessante qui dentro. Andiamo. Bene, continuiamo così. Se perlustriamo ogni singolo angolo della casa, dovremmo trovare l'antidoto prima o poi, no? Vediamo da questa parte. Ma quanto è grande. Guarda qui, Eric. Questo mi sembra interessante. Cos'è? Sembra una parete di armadi. Oh, e chi lo sa che cosa c'è lì dentro? Prova ad aprire. Ci sono anche le chiavi, cosa può mai esserci? Proviamo. Cosa c'è dentro? Ah, giocattoli. Guarda, Eric. E questo cosa significa? Ma questa casa non era disabitata? Oh, guarda che carino! Strano, come mai dei giocattoli? Beh, non è comunque l'antidoto. Provo con questa. Ok, vediamo. Cos'è? Ci sono dei tappeti? Non sono si tappeti? Apre. Non riesco ad aprirlo, Eric. Fai provare me. Coperte, tappeti. E quello è il profumo. Niente antidoto. Prova, prova anche là. Apriamo anche questo. Speriamo di non trovare una spiacevole sorpresa. Cosa c'è? Tovaglie. Anche qua. E qui? Altre tovaglie. Quante cose ben sistemate. Ma anche queste sono tante. Sembrano per tante persone. Dominique, ma siamo nella casa di persone che non conosciamo e stiamo aprendo i loro armadi. Perché lo stiamo facendo? Eric, datti una calmata. Non ti agitare, lo stiamo facendo soltanto per il bene di Isabella. E perché ci ha dato il permesso il dottor Timothy. Ci ha detto lui di venire qui. Se succede qualcosa è colpa sua. Carta igienica? E qui?
Altre cose, ma niente antidoto. Delle buste. Niente. E delle buste. Non c'è niente. Basta, Eric, abbiamo aperto tutte le ante. Non c'è niente. Proviamo qui. Cosa? Una scala dentro l'armadio? No, non può essere. Forse abbiamo solamente le allucinazioni. Chiudiamo, riapriamo e non ci sarà una scala, no? La vedi anche tu? Sì. C'è sempre, Eric, c'è sempre, c'è davvero una scala. Ma la domanda è perché? C'è una scala nascosta. Sembrava un armadio e invece è una scala. È uguale all'armadio. Sì, ma noi a casa non abbiamo porte uguali agli armadi. Ora che ci penso, Dominique, noi non abbiamo nemmeno gli armadi. Strano. Ci deve essere qualcosa in cima alla scala. Significa che, Eric, abbiamo appena trovato un passaggio segreto. E dove portano i passaggi segreti? In posti segreti, ovviamente. Qui c'è una scala nascosta. Già, è anche molto stretta. Ok, Eric, forse è quello che stavamo cercando. Un passaggio segreto? No, guarda che stiamo cercando l'antidoto, non un passaggio segreto. Te lo ricordi? Ma lo so! Ma se non l'abbiamo trovato finora, perché magari è nascosto in un posto segreto, come questo! Quindi non resta che salire queste scale, vedere che cosa c'è lì sopra, e forse troveremo l'antidoto e ce ne torniamo a casa. Dobbiamo salire in soffitta? Sì. Direi di sì. Ma non sarà troppo pauroso. Insomma, Eric, andiamo. Seguimi e stammi vicino. Ok, ti tengo. Ok. È davvero stretto questo passaggio. Già. Anche la porta. Già. Ci sei, Eric? Sì, vedi qualcosa? Oh, sì. Cosa? Fa vedere. Ma c'è un'altra porta? Già, c'è una porta. E adesso questa porta dove porta? Mistero risolto! Alla fine di questa scala c'è una porta. Adesso possiamo anche tornare indietro. Cosa? Ma dove vai? Torna qui che tornare indietro. Dobbiamo aprirla la porta, no? Che te ne fai di una porta chiusa? La guardo. Su, Eric, non ci arrenderemo mica adesso. La apriamo. Vediamo. Oh, Eric è buissimo. Ci sarà una luce? Paura. Ci sono gli interruttori? Eccoli. Cosa vedi? Io non vedo niente, c'è il tuo braccio, Dominique. Ma che stai facendo? Stavo provando quante luci c'erano. C'è un divano. Un divano viola. Un dipinto e una sedia viola. Aspetta, e se magari ci vive qualcuno nella soffitta? Per come urli ti avrebbe già sentito, non credi? Forza. Sembra che non ci sia nessuno. Un altro armadio, un letto, un comò, uno specchio e una camera da letto. Bravo, Eric! L'hai riconosciuta? Sì, è stato grazie al lumetto. Non il letto. Anche. Guarda, qui c'è un bagno. È il primo bagno che vediamo in questa casa. Una casa così grande con un solo bagno. E per giunta in soffitta. Se ti scappa la pipì mentre sei giù, quanta strada devi fare? Tantissima. Ma che ti importa, Eric? Non dobbiamo mica comprarla questa casa. L'antidoto magari potrebbe essere nascosto anche in bagno. Può essere? Vedi niente? Ma non nel water, Eric! Che schifo! Scusa. Per sicurezza. Non vedo niente. No, neanche fuori c'è nulla. Certo che è parecchio strano. Un passaggio segreto che porta semplicemente ad una stanza? Tutto qui? Eric, perlustriamo tutti i cassetti di questa stanza. Forza, iniziamo. C'è uno specchio. Ciao ragazzi. Forza, Eric. Sì. Ma sono tutti vuoti. Dai, apri l'ultimo. Un tappeto. Io lo so, troveremo qualcosa adesso. Cuscini e cruce. Allora l'antidoto potrebbe nascondersi lì sotto. Niente, e ancora niente. Comodini. Qui. Ma cos'è questo? Che strano, chi è che tiene dei nastri rosa? Niente da fare, abbiamo guardato ovunque. Questo passaggio segreto portava a qualcosa di non tanto segreto. E allora a questo punto torniamo di nuovo giù. Quindi adesso dov'è che guardiamo? Eric, attento! Eric! Tutto bene? L'hai sentito? Era il dottor Timothy! Che ci parla attraverso il walkie-talkie. Ma non puoi parlare così all'improvviso, dottor Timothy! Non l'avete ancora trovato? Chiede se non l'abbiamo trovato. No, e non è semplice come diceva, diglielo. No, dottor Timothy, non l'abbiamo ancora trovato. Svegliatevi! Il tempo sta finendo! Che? Ha
Ha detto il tempo sta finendo? Sì, ha detto proprio così. Ma che significa? Quale tempo? Abbiamo un tempo? Chiediglielo! Ehi, dottor Timothy, che significa il tempo sta finendo? Che significa? Rispondi! Abbiamo un tempo, che significa? Non risponde. No, non risponde. Fai provare me. Ehi, dottor Timothy, rispondici, ti prego. Che significa il tempo sta finendo? Che succede se il tempo finisce? Non risponde. Che succede se il tempo finisce? Insieme, 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 insieme.